Al Be Educational 2019 si parla di come gli eventi e la live communication si inseriscono oggi nel media mix aziendale. Qual è la richiesta di mercato e come rispondete alle esigenze dei vostri clienti? La richiesta di FMA Hub punta a trovare sempre soluzioni al passo con le richieste dei clienti. I clienti hanno alzato l'asticella, il consumatore è sempre più evoluto e bisogna conquistare. Per conquistare significa trovare soluzioni sempre nuove, sempre originali, come per esempio nelle ultime case history che abbiamo commentato insieme alla platea, che parlano di un argomento che non è un vero prodotto o un vero servizio, è un cambio epocale, è un cambio di abitudini, riguarda la mobilità elettrica. In quell'occasione noi abbiamo insieme al cliente trovato delle soluzioni per innestare nelle abitudini di tutti i giorni quello che sarà la guida del domani, la guida elettrica, quindi dalle nuove gesture ai nuovi contenuti, quindi l'informazione, il training di ciò che vuol dire mobilità elettrica e di come la sostenibilità si sta muovendo verso questi ambiti. L'abbiamo fatto grazie all'utilizzo della tecnologia, perché tecnologia è funzionale ed è la strada più veloce e più impattante per dare una prova e un esempio di come il mondo si sta evolvendo, e quindi sotto lo stesso tetto siamo riusciti a portare la mobilità elettrica, avendo anche l'orgoglio di avere a fianco il partner automotive multibrand, che insieme a noi con Enel X hanno sposato l'obiettivo di promuovere l'e-mobility revolution. Essere presenti alla Live Communication Week è un'occasione di orgoglio. Siamo insieme ad ADC Group da diversi anni, quindi abbiamo visto questo evento cambiare, diventare grande come l'obiettivo di quest'anno. E essere presenti significa anche vivere quell'adrenalina dello scambio, del confronto con i nostri colleghi di altre agenzie, quindi si vive un momento di fermento, ed è positivo anche perché dimostra che il momento della live communication aiuta l'economia, aiuta le aziende ad approcciare il consumatore e quindi a muovere, anche a spingere una leva positiva per il paese. Sono contenta che si svolga anche a Milano, ma come sono contenta che ci sia il presidio del Be Educational a Roma, per cui questo bilanciamento possa continuare ad esistere.